Siamo qui con Federica Montanelli, attrice, per la presentazione del libro di Arcangelo Badolati, Io d'amore non muoio. L'abbiamo sentita mentre interpretava alcuni brani tratti dal libro, ma tratti anche da importanti autori e scrittori. Per esempio ho sentito il pezzo scritto da Pierpaolo Pasolini. Federica, in questo libro hai proprio un ruolo, e interpretare il ruolo di lettrice di questo libro che cosa significa per te? Beh, intanto è una grande responsabilità, perché quello che si va ad interpretare non è soltanto un ruolo, ma è proprio in alcuni casi la storia, la testimonianza di episodi realmente accaduti, e molti purtroppo fatti di cronaca nera che sono saliti purtroppo anche agli occhi del pubblico e dei lettori in modo particolare, e che purtroppo non hanno avuto un lieto fine. Questa la scelta di alcuni brani artistici, teatrali e testimonianze di vita mi ha consentito anche un po' di alleggerire quello che insomma è stato l'arduo compito dell'autore, e quindi fare cronaca. E l'intensità del libro è abbastanza forte, interpretare quelle parole con quella intensità, cercando di esprimere un dolore che forse bisogna provarlo per poterlo, come riesci a raccogliere anche dentro di te le giuste corde emotive per poter esprimere quello che il libro ci racconta in maniera così potente? Beh, diciamo che l'attore, l'artista in generale, ha un grande privilegio, quello di calarsi nella parte, quindi cercare di fare sua la storia che sta per raccontare, di renderla credibile, quindi di indossare un abito e indossarlo nel migliore dei modi, anche quando purtroppo si parla di dolore, dolore che però viene alternato anche alla gioia di essere madre, la gioia di desiderare, appunto, come diceva anche l'autore nella chiusura del convegno, di sognare sempre, perché è vero che d'amore si può anche non sempre morire. Benissimo, ma ho visto che nel libro c'è anche una prefazione di Cinzia Falcone con questo allegato. Cos'è, un DVD, un CD? Mi spieghi meglio di che si tratta? Allora, è un DVD che include alcuni dei brani che ritroverete all'interno del libro. In questo DVD ci sono, appunto, diciamo che risponde ad una scelta e ad un'esigenza, quella non soltanto di fare riferimento ad alcuni nomi importanti della storia, della letteratura e della cultura, come Madre Teresa di Calcutta o Riana Fallaci, ma rientra anche volutamente la testimonianza di una donna che purtroppo non ce l'ha fatta, che però dall'altra parte del mondo racconta la sua storia, ed è molto particolare. È stata scritta da Serena Dandini, è il mostro, e nel mentre scorrono le immagini di Roma città aperta. Benissimo, ringraziamo Federica e alla prossima occasione.